La consulta delle pari opportunità del Comune di Alcamo ha organizzato un evento in occasione della giornata della lotta alla violenza contro le donne. Quest'anno la consulta per le pari opportunità di genere del Comune di Alcamo ha voluto in realtà promuovere un momento di riflessione, di maggiore consapevolezza riguardo a questa giornata, con una serie di iniziative che sono qui rappresentate dal totem Vive in Memoria, in cui sono elencati i nomi delle finora 107 vittime che nel 2023 sono state uccise per mano di ex marito, ex partner, compagni, e che purtroppo è un numero che tra l'altro è destinato a crescere, perché la statistica dice che c'è circa un femminicidio in Italia ogni 72 ore, quindi da qui alla fine dell'anno è un numero che purtroppo crescerà. E poi abbiamo voluto anche, in rete con altri comuni della provincia di Trapani, ma anche Palermo e Agrigento, illuminare il Castello dei Conti di Modica di Alcamo di rosso, proprio per dare un momento simbolico di vicinanza verso tutte quelle donne che purtroppo ancora oggi anche nel nostro territorio vivono in condizioni critiche di pericolo all'interno anche delle loro mura domestiche o delle relazioni che purtroppo delle quali si sentono imbrigliate, e per ricordare appunto questa giornata che non deve comunque non deve circoscriversi soltanto nella giornata del 25 novembre, ma tutto l'anno bisogna lavorare e sensibilizzare tutta la comunità per un fenomeno che purtroppo è drammatico e riguarda in maniera trasversale tutta la società. Una riflessione importante che voglio portarvi è il dato che riguarda la presenza, la prevalenza di questo drammatico fenomeno anche nelle giovani generazioni. Ben 10 femminicidi solo nel 2023 hanno riguardato vittime sotto i 30 anni. Giovanissime donne, alcune addirittura di 16-17 anni, le cui vite, i cui sogni sono stati infranti proprio da ex fidanzati o piuttosto che anche padri. C'è un caso addirittura di un padre che ha ucciso la figlia che tentava di difendere la madre. Questo è l'emblema che purtroppo questa cultura, vogliamo chiamarla patriarcale, vogliamo chiamarla maschilista, ma che sicuramente non depone a favore di una vera parità di genere, permea in maniera trasversale la nostra società. Quindi non è un retaggio culturale che riguarda soltanto le vecchie generazioni, purtroppo riguarda anche le generazioni più giovani, e quindi è un fenomeno drammatico nei confronti del quale tutta la società si deve porre molte riflessioni e molti spunti di cambiamento.